Imbattersi casualmente su Instagram nell'immagine di una bambina albina di nome Namira, ritratta da una fotografa indiana in un treno suburbano di Mumbai. Nell'hairstylist e make-up artist Silvia Alessi è nato così il desiderio di rintracciare il giovane soggetto di quella foto. E questa ricerca ha dato vita alla mostra Skin Project, un racconto per immagini della pelle in India. Reportage realizzato da Silvia Alessi che pone l'attenzione sulle donne indiane vittime di attacchi con acido e della conseguente emarginazione da parte della società. In mostra in questi giorni e fino al 14 dicembre presso la Galleria del Teatro Eliseo di Nuoro in via Roma. Nella mia ricerca ho voluto approfondire anche quella che era la problematica della violenza sulla donna. Quindi, oltre a, diciamo, a cercare anche gli albini, sono andata, diciamo, a approfondire la tematica sulle donne sfregiate dall'acido. E da qui ho messo insieme le due tematiche che parlavano proprio della pelle. Quindi gli albini che sono nati, diciamo, con un problema di pelle, quindi di per sé sono emarginati, non sono accettati nella società indiana. E le donne sfregiate invece che sono comunque diventate, vittime della società indiana, dovute al fatto che, per vari motivi, perché non c'è un motivo vero e proprio di perché avviene questo problema. E da qui tutto sommato è nato Skin Project. L'evento, che fa parte del circuito nazionale Think Pink, festival creato per promuovere la sensibilizzazione sulla violenza di genere, è il quarto ed ultimo della rassegna Polifunzione Arte a cura dell'Associazione Culturale Madriche, in collaborazione con TEN, Teatro Eliseo Nuoro e Sardegna Teatro. Con la mostra Skin Project, l'Associazione Culturale Madriche chiude la rassegna Polifunzione Arte, una rassegna che ci ha visto impegnati da fine agosto fino al 14 dicembre prossimo. Una rassegna che, come dicevo prima, ha visto partecipare, credo, intorno alle 2.500-3.000 persone.